Hologram macchina! Aiuto! Vieni qui! È inutile che scappi! Tanto ti prendiamo! Aspetta, non credo! Ti vado la punta di faccia! Salvami tu! Vieni qui! Peccato! L'avevamo quasi preso! Nobita, sei un vigliacco! Vieni fuori, se hai il coraggio! Vieni qui, affrontaci! E perché dovrei uscire? Non sono mica matto! E poi i vigliacchi sono loro! Sono sempre due contro uno! Solo tu mi puoi aiutare! Nel tuo gattopone non avresti un ciuschi che mi dia una mano a battere quei due prepotenti! Ci risiamo! Ascolta, mi dispiace che se la prendano sempre con te! Ma almeno per una volta, perché non provi a cavartela da solo senza ricorrere al mio aiuto? Sì, e come? Fa un po' di palestra, così diventeresti più forte e potresti difenderti! Oppure cerca di essere più sveglio per guadagnarti la loro stima! Già, dopo è tutto facile, ma io non posso cambiare da un giorno all'altro! Non è giusto, nessuno mi capisce, anche tu bene, sei cattivo! L'ologram macchina! Ah, a che cosa serve? Ecco, tu lo sai che cos'è un ologramma? Aspetta, ora te lo spiego. Tutti gli oggetti hanno tre dimensioni, altezza, larghezza e profondità. Almeno questo lo sai, vero? Veramente no. Ok, sorvoliamo. Questo apparecchio è in grado di proiettare la tua immagine nello spazio, anche se tu non ci sei fisicamente. Ah, se me lo fai provare magari capisco meglio. Non credo. Perché, scusa? Perché potresti esagerare, come al solito. E dai, ti prego, fammelo provare solo un pochino. Ah, ormai ti conosco troppo bene e so che finiresti per metterti nei guai. Non ti preoccupare, starò molto attento. Dai, dammelo, ti prego. Ti faccio vedere come funziona. Ma tu devi promettermi che lo userai con molta cautela. Sì, hai la mia parola. E va bene, stai fermo. E allora io non sento un bel niente. Devi aspettare. Manca ancora molto. Sta fermo e non parlare. Ecco fatto. Sarà, però non vedo nessuna differenza. Sono come prima. E secondo te adesso nessuno può toccarmi, giusto? Che cosa vuoi fare, Doraemon? Ancora una volta! Beh, scusa se ti ho spaventato, ma volevo farti vedere come funziona. Ma certo, ho capito. La mazza mi ha attraversato come se fossi d'aria. E vai, d'ora in poi non avrò più niente da temere. Doraemon, come faccio ad uscire da qui adesso? Perché non passi attraverso la porta? È vero. Vediamo. Però è divertente. Sì, è fantastico. Era solo un topolino. Ho rifatto i conti almeno 10 volte, ma siamo sempre in rosso. Scusa, mamma, non ho finito i compiti, ma esco lo stesso. No, tu... Forse ho sognato. È bello attraversare i muri. Buongiorno. Salve, signora. Beh, l'unica soluzione è andare a prenderlo a casa. Se invece aspettassimo quando esce e lo prendessimo di sorpresa e zac! Già, ma per riuscirci dovremmo fare in modo che abbassi la guardia. È inutile, tanto non mi acciuffate! Ci prende anche in giro! Adesso! Ma pensi che mi diverta? Che cosa fate, ragazzi? È un nuovo gioco? Cosa? Ormai sei nostro! Non fare il furbo con me, prendi questo! No, adesso mi sto arrabbiando, ti rampo! Ciao! Sei un coniglio! Fermati! Dai, John, corri, corri, più veloce del vento! Che magnifica sensazione! Eccoti qui!
Adesso sei soddisfatto? Bene, ti farò tornare come prima. Oh, no, non ancora! Ehi, aspetta, torna indietro! Non correre, lo sai che non ti devi muovere! No, non mi fermo, scordatelo! Voglio restare così per sempre, è troppo comodo! Ecco, lo sapevo, non cambierà mai! Adesso è tutto chiaro, c'è il tuo zampino! E ora me la paghi! Guarda, sempre di buon umore! Perché non viene un attimo con noi? No, no, grazie, me lo immagino quello che mi volete fare! Oggi sono diverso dal solito, non vi è bastata la lezione di prima! In che senso oggi sei diverso? Vuoi forse dire che sei capace di fare questo? Dentro fuori, dentro fuori. Ma come hai fatto? Domanda sciocca, dovrebbe saperlo. E tu come hai fatto? Fermo, fermo, dove sei, novità? Novità? Vieni, vieni qui! Vieni qui! Ehi, novità! Ehi, novità! Scusa, novità, mi dispiace. Sei tu! Mi vuoi spiegare che cosa sta succedendo? Gianni ha obbligato a usare i ciuschi su di loro, quindi sono ologrammi come te. Lo immaginavo. Uffa, non vale, però. Aspetta! Novità! Non ce la faccio più, fa qualcosa! Ci penso io! Ora basta! Ecco qua! Adesso mi fermerò io! Oh no! Non addosso! Mamma, che botta! Aia, mi fa male dappertutto. Ehi, Doraemon, grazie di avermi liberato da quei due. È stato divertente vedere già nessun Eo spalmati sul muro. Oh, dopo tutta quella corsa mi è venuta una fame da lupi. Per caso non hai un sacchetto di patatine? Ti piacciono questi? Sì, quelle vanno benissimo. Tieni. Tanti grazie. Ehi, non riesco a prenderle, come mai? Ho un'idea, perché non mi imbocchi? Ok. Ma che scherzo è questo? Non ricordi, sei un'immagine olografica, quindi non puoi né bere né mangiare. Cosa? E allora fammi tornare normale. Ma scusa, non avevi detto che volevi rimanere così per sempre? Oh, no! Dai, fammi tornare come prima! Ti prego, su, fallo per me! Mi spiacente, ma non posso. Vedi, il ciuschi si è rotto e quindi adesso non funziona. Dovrai aspettare, mi ci vorranno 2 o 3 giorni per aggiustarlo. Oh no! Voglio tornare come prima! Nobita, Doraemon, scendete, la cena è pronta! Ho una fame che non ci vedo! Credo che dovrò lavorarci tutta la notte. Chi lo sopporta a sentirlo piangere così?